E adesso vado alla parte attualità. Buon pomeriggio alle nostre ospiti, con loro faremo il punto della situazione. E prima però di salutarvi vi dico che sono le 15:22, questo è il numero che potrete usare in caso di violenza o stalking. 15:22, domani è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Per tutta quindi la settimana noi abbiamo ricordato il numero, ci siamo fermati alle 15:22, devo dire che la campagna è stata molto utile perché questo numero è stato utilizzato tantissimo questa settimana, purtroppo, ma questo vuol dire che non tutti sapevano di questo numero. Ne parliamo con i nostri ospiti, visto che di fronte a me c'è Sabrina Frasca. Buon pomeriggio Sabrina, benvenuta. Accanto a lei la conoscete ormai, Angela Zarro, una nostra amica giornalista, ed è proprio un'operatrice del numero 1522. Siamo anche andati a vedere come funzionano questa sorta di centralino, che poi è riduttivo chiamarlo così, e dopo vi faremo vedere. Intanto, detto purtroppo, questo numero è stato tanto utilizzato, ancora di più questa settimana. Assolutamente, questa settimana dopo il femminicidio di Giulia i telefoni sono scoppiati, arriviamo a un raddoppio delle telefonate, anche 400 chiamate al giorno. È un momento di grande sensibilità e attenzione su questo tema, purtroppo, però anche per fortuna, perché più telefonate vuol dire più donne che chiedono supporto, che si confrontano, più genitori, più rete che chiede. Hanno chiamato anche genitori? Moltissimi genitori. Molti genitori preoccupati della relazione tossica dei loro figli? Esatto, dai particolari anche che sono emersi della storia di Giulia, tantissimi genitori cominciano a chiamare chiedendo: ma io vedo il fidanzato di mia figlia sotto casa che non accetta la separazione, è normale, non è normale, come mi devo comportare? C'è un livello, no, di inquietudine maggiore dopo quello che è successo, e quindi chiamano tanti genitori, giustamente. Questa cosa è veramente terribile. Intanto mi dicono che c'è Carlotta Ricci collegata per noi, lei è una giornalista di Rai News 24 da Vigonovo, il paese di Giulia. Tra l'altro domani rientrerà in Italia dalla Germania Filippo Turetta, l'assassino di Giulia, il suo ex fidanzato, e verrà consegnato alle autorità per la custodia cautelare in carcere. Carlotta, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Vedo che allora, sei ancora davanti alla casa di Giulia. Sì, esatto, è proprio così. Pochi minuti fa è ancora all'interno, è arrivata qui per una visita all'europarlamentare Alessandra Moretti, è veneta, è venuta a dare la sua testimonianza, è entrata con la coccarda rossa che su tanti cappotti, su tanti vestiti abbiamo visto in questi giorni. E, c'è un'altra notizia poi che riguarda la polizia postale, che sta indagando sul web perché sono stati già chiusi dei profili social a sostegno di Filippo Turetta, quindi la polizia postale sta indagando per scovare altre nicchie social che siano lesive dell'immagine di Giulia. Io Carlotta l'avevo visto pochi giorni fa, l'aveva postato una persona che seguo, le bimbe di Turetta. Io ho detto: ma le bimbe di Turetta? Cioè, com'è possibile che qualcuno possa fare una cosa del genere? Possa mettersi lì a scrivere, ad aprire un profilo e persone a seguirlo? Cioè, è veramente è agghiacciante, umanamente agghiacciante. Infatti, ed è bene, ci auguriamo, lo possiamo dire, che la polizia postale approfondisca e continui ad indagare effettivamente. Tutto sommato è anche uno sfregio a questa comunità che sta veramente tanto soffrendo, perché non c'era mai capitato di vedere una sofferenza così profonda e così sentita da parte di intere comunità, perché parliamo di Vigonovo, Saonara, dove Giulia è cresciuta, dove è sepolta la sua mamma, dove riposerà, che sta aspettando per darle l'ultimo saluto. Questa mattina il papà di Giulia, il signor Gino, è andato all'Università di Padova, dove è stato invitato per l'inaugurazione di una panchina rossa dedicata a Giulia. L'Università di Padova è lì
dove Giulia si sarebbe dovuta laureare qualche giorno fa e che a brevissimo le conferirà la laurea ad onore in ingegneria biomediche, e ha detto: mi sto facendo tante domande, dobbiamo cercare di capire insieme perché dalla morte di Giulia possa nascere qualcosa. Lo abbiamo sentito lo stesso giorno del ritrovamento del corpo di Giulia, aveva detto la stessa cosa. Vogliono far sì che questa esperienza drammatica possa portare qualcosa di buono. Parlavi poi del rientro di Filippo Turetta, è atteso domani, probabilmente verrà condotto presumibilmente nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia e verrà messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ci saranno 5 giorni per l'interrogatorio di garanzia, probabilmente verrà effettuato già lunedì. In quella sede si potrebbero, come dire, contestare le aggravanti. Lo ricordiamo che si sta ragionando sulla premeditazione e si sta ragionando sull'occultamento di cadavere per le modalità con cui è stato ritrovato il corpo di Giulia. Per la premeditazione, oltre alle ricerche che Filippo aveva fatto su internet, è uscito questa mattina che il nastro che sarebbe stato trovato a Fossò, il luogo della seconda aggressione, era stato acquistato qualche giorno prima online da Filippo Turetta. E poi ieri è uscita la notizia che la sua auto, la presenza della sua auto era stata registrata a Fossò, nella zona di Fossò, già alle 17:11 di quel sabato, e poi da lì sarebbe arrivato qui a prendere Giulia per andare insieme a cena alla Nave de Vero a Marghera. Si è ipotizzato che possa aver fatto un sopralluogo per capire dove eventualmente occultare il cadavere. Infine, e chiudiamo, c'è la questione del mancato arrivo dei carabinieri dopo l'allarme arrivato qui da poche decine di metri, dove qua dietro c'è il parcheggio dove è avvenuta la prima aggressione di Filippo a Giulia. Ebbene, il testimone alle 23:18 di quella notte avrebbe chiamato i carabinieri. I carabinieri hanno confermato che non è stata inviata un'auto perché avevano 2 auto in zona ed erano già impegnate in altri interventi, oltre al fatto che il testimone non era stato in grado di riferire esattamente una targa che l'auto era già andata via. E quindi ovviamente l'arma dei carabinieri sta facendo accertamenti interni, vedremo che cosa ne uscirà. Caterina, sei domande? Io non ho più parole, grazie Carlotta, grazie davvero, grazie per il tuo lavoro professionale, grazie, buon lavoro. E Daniele Cortese per noi ha riassunto i fatti di questa settimana. È lunedì 20 novembre. Sabato è stato ritrovato il corpo di Giulia e domenica Filippo Turetta viene arrestato in Germania. Martedì 21 novembre, l'Italia delle università e delle scuole alza la testa. Il minuto di rumore contagia quasi tutti gli atenei e gli istituti del paese. Mercoledì 22 novembre, chi l'ha visto manda in onda dei messaggi di Giulia alle amiche, da cui emergono numerosi dettagli. Ho sentito litigare di fronte al parcheggio, ho avuto paura. Emerge anche la testimonianza di un uomo che ha chiamato i carabinieri. Giovedì 23 novembre è bufera sui post dell'avvocato di Filippo Turetta, Emanuele Compagno. La famiglia nomina anche un altro avvocato. Venerdì 24 novembre si ipotizza che Filippo Turetta possa aver effettuato un sopralluogo nell'area della zona industriale di Fossò prima dell'omicidio. L'ipotesi rende più concreta la pista della premeditazione. Domani, sabato 25 novembre, Filippo Turetta tornerà in Italia e sarà consegnato alle autorità per la custodia cautelare in carcere. Sì, Turetta partirà domani alle 10:45 da Francoforte. Angelo, è stata una settimana terribile. Tutti questi altri indizi che arrivano, queste altre informazioni, io sono rimasta senza parole ascoltando Carlotta. Ti senti di aggiungere qualcosa? Quello che mi preme dire è che questa settimana, no, questo episodio tragico, drammatico, siamo ancora a tutte e tutti senza parole, però hanno illuminato forse più di altre volte quello che non deve accadere, cioè i femminicidi, la violenza maschile sulle donne. Quindi da un episodio tragico, drammatico, siamo riuscite comunque forse più di altre volte a raccontare davvero quello che...
come si arriva all'uccisione delle donne. C'è sempre un prima, c'è una storia di violenza, di segnali che spesso purtroppo vengono ignorati. Allora questa volta li stiamo raccontando e possiamo dire a tutte le ragazze che ci stanno ascoltando, a tutte le donne che ci stanno ascoltando, quei segnali non vanno sottovalutati. Se uno ti perseguita in quel modo è violenza, scappa, denuncialo, non devi stare con lui. Quindi, cioè, da una storia drammatica comunque stiamo focalizzando degli elementi importanti. E la differenza, sai chi l'ha fatta, Caterina? Questa volta l'ha fatta la sorella di Giulia, l'ha fatto il papà di Giulia, che hanno spostato una questione chiaramente personale, delicatissima, drammatica, sul piano subito politico-culturale. Dobbiamo cambiare, questo paese deve cambiare se vogliamo che non accada più quello che è successo a Giulia. Io prima, all'inizio della trasmissione, magari voi vi stavate preparando, non avete seguito, ho fatto un'intervista a papà di Chiara, che era una ragazza di quasi 16 anni, massacrata da un ragazzino per il quale lei aveva una cotta. E anzi, lui è in carcere, addirittura ha fatto foto dopo aver massacrato la ragazza dicendo ho fatto questo, non si è mai pentito, minorenne, 16 anni, probabilmente potrebbe anche uscire prima. Oggi la notizia, non so se l'avete letta, di Pistorius, di Oscar Pistorius, quel campione paralimpico che uccise la fidanzata in carcere, a casa sua, e oggi dopo 10 anni di carcere Pistorius può uscire, ovviamente sempre con libertà vigilata, però parliamo di una persona che ha ucciso una donna e che comunque la sua vita continua e che in maniera vigilata potrà uscire dal carcere. Prima di arrivare alle pene non vogliamo più femminicidi, è ovvio, però almeno le pene. Sì, sicuramente la sfida per me resta quella della prevenzione, cioè noi dobbiamo, su quello, prevenzione vuol dire cambiamento culturale, significa non sottovalutare i segnali, significa un cambio della mentalità, soprattutto, prima di tutto, degli uomini, perché quello che sta venendo fuori in maniera fortissima da questa storia, che gli uomini devono cambiare, che non significa criminalizzare, dire che tutti sono assassini, significa che però, cioè, chiaro che c'è dietro un discorso culturale che riguarda il maschile, il che riguarda il maschile, uomo. Perché me lo ricordate Oscar Pistorius, scusate, certo. Un campione, un ragazzo carinissimo, bellissimo ragazzo, un campione. E tant'è vero che quando si trovò la sua fidanzata uccisa, nessuno avrebbe pensato. Ecco, e io infatti vado da te, tu operatrice del 1522, cioè le ragazze devono stare attente, ma alcune volte è molto difficile. Lasciatemi la faccia di Pistorius, di lui che ha ucciso una donna, grazie. Guarda, nel caso anche di Pistorius c'erano state liti, violenze che i vicini di casa sentivano. Io ricordo benissimo che tutti descrivono lui come geloso. Lei era finita in ospedale prima di essere uccisa. Quindi, come diceva anche Angela prima, in realtà ogni femminicidio ha dietro una storia che può essere riconosciuta come violenza e che può essere denunciata anche da chi è intorno, perché il problema è che spesso anche chi è intorno tende a minimizzare, tende a non voler, no, entrare nella questione. Insomma, veniamo dalla cultura del tra moglie e marito non mettere dito, quindi invece no. È come no, bisogna non bisogna mettere un dito, bisogna intervenire, e noi diciamo sempre di differenza donna che è una responsabilità di tutti e di tutte. Quando chiamano al 1522, sì, qual è la prima cosa che chiedono? Come si raccontano? Allora, quando chiamano al 1522 chiedono un confronto e una serie di informazioni per capire in primis che quel sentimento di inadeguatezza, di colpevolizzazione, cioè, di vergogna. Le domande più frequenti quali sono? È normale quello che sto vivendo? Quello che fa
il mio fidanzato, il mio compagno, mio marito, ma è normale che io mi senta così e che lui mi impedisca di uscire, mi impedisca di vedere le mie amiche, mi impedisca di lavorare. Io vivo in casa, lui mi dice questo, è normale? Lo devo accettare? Chiaramente si trovano di fronte al telefono operatrici che sanno anche valutare il livello di gravità. Ti sei mai trovata in grande difficoltà di fronte ad una chiamata? No, difficoltà no, mi sono trovata in grande empatia, perché noi partiamo dal presupposto che la violenza purtroppo può colpire tutte, la storia di Giulia ce lo dimostra, e quindi quando le donne chiamano, o le mamme chiamano, perché anche questo mi fa empatizzare, e raccontano la storia delle loro figlie, io capisco veramente e sento una grande... sorellanza, perché loro non devono sentirsi sole, devono sapere che invece ci sono tante altre donne pronte ad aiutarle, e noi speriamo anche le istituzioni, la società, certo. La comunicazione. La cosa che colpisce è che sono sempre poi le donne che chiamano, le donne che chiedono, anche papà. Anche secondo papà. Me dopo questa storia, anche la storia che ho raccontato prima, piano piano cominciano ad avere un ruolo diverso. Nel caso di Chiara e anche purtroppo di Giulia, le mamme non ci sono più. E ci sono i papà per la prima volta che raccontano e chiedono aiuto. Però quello che disse la sorella di Giulia, anche gli amici del futuro assassino devono denunciare. Daniela Scott è andata per noi a vedere proprio come funziona il 1522, il numero da chiamare nel caso di bisogno, dove appunto la dottoressa Frasca ne fa parte. Hello. Il 1522 ha un gruppo di lavoro, un'equipe di 16 operatrici, tutte donne esperte che vengono da un'esperienza nei centri antiviolenza. È la prima volta molto spesso che le vittime di violenza dicono ad alta voce o ad un terzo di subire violenza, o all'interno della relazione, oppure sono vittime di stalking, perché non si accetta il no. Quante telefonate riceve al giorno il 1522? In media sulle 200 telefonate al giorno. Ci sono donne che ricevono minacce: se non torni con me ti uccido, ti tolgo i bambini, non ti lascerò mai vivere. Una minaccia anche quella, signora. Lei ha bisogno di tutelarsi da quest'uomo che è violento. Lei si è mai rivolta a un centro antiviolenza? Attraverso il cellulare, le applicazioni, il controllo che viene esercitato è molto amplificato. Ci sono ragazzi che arrivano a chiedere alle loro fidanzate, alle loro compagne di fotografarsi per dare prova della veridicità di quello che gli avevano detto. Ogni volta è così, ogni volta è normale. Le donne che ci contattano possono chiamarci senza dirci il loro nome, senza darci dati personali. Noi non registriamo e non tracciamo la telefonata. È uno strumento potentissimo, perché ci permette anche di raggiungere quei territori dove i centri antiviolenza non sono ancora noti. È la prima possibilità di essere creduta e indirizzata verso un percorso che è reale, concreto e fattibile. Grazie ancora a Daniela Scotto, perché appunto noi diamo sempre il numero e poi vedere poi quello che succede quando si chiama e chi c'è dall'altra parte. Intanto vorrei un applauso per Beppe Convertini, mi ha appena raggiunto. Buon pomeriggio. E tra l'altro questa sera c'è proprio uno speciale su Rai 3 condotto da te, Arianna Ciampoli. Women for Women Against Violence, dove tocchiamo due tematiche al femminile, cioè la lotta contro la violenza sulle donne, che è purtroppo sempre attuale. Abbiamo superato oltre 100 donne che sono vittime del femminicidio, e poi la lotta contro il tumore al seno. Questa sera avremo anche molti maschi che parleranno, e quindi i due carabinieri che hanno salvato una ragazza che per strada ha usato, come voi conoscete già, ma lo ripeto, il segnale per chiedere aiuto, ed è stato fondamentale perché loro sono riusciti a riconoscere il segnale e a salvarla da una violenza domestica. Quindi ci saranno loro, ci sarà Nicolò Maia, che purtroppo è orfano di un femminicidio perché il papà ha ucciso la mamma, la sorella, ha tentato di ammazzare anche Nicolò, e quindi racconta e dedicherà una poesia alla mamma e a sua sorella. Ancora ci sarà Massimo Bernardini di TV Talk, che ha dichiarato pubblicamente, come ben sapete, nel suo programma quello che ha fatto alla sua mamma. E poi tante storie di donne che hanno bisogno d'aiuto, un aiuto non solo psicologico, un aiuto d'amore, ma soprattutto un aiuto economico, perché ricominciare
la loro avventura, la loro vita, la nuova vita è molto difficile. E poi tante storie appunto di quest'altra lotta che è contro il tumore al seno, quindi con tanti volti noti e non. Carolina Marconi che porta avanti una battaglia fortissima, quella dell'oblio oncologico, importantissima. Anche lì siamo però a buon punto in Italia, per fortuna. Se ne parla tanto, è partita proprio da noi, da Women for Women Against Violence, Samantha De Grenet e Patrizia Merigliani che raccontano appunto la lotta contro questo male. Questa sera lo vedremo su Rai 3. Grazie Beppe, ringraziami anche Arianna per il lavoro che farete questa sera. E poi vi aspetto domani mattina, uno mattina in famiglia. Vabbè, certo, vabbè, quello è il programma dove ti vedono tutti. Angela, Sabrina, mi piace quando Beppe ha detto poi abbiamo anche degli uomini, cioè secondo me questa rivoluzione deve partire anche con loro che ci supportano, perché se no sembra una cosa femminile contro gli uomini e questo dobbiamo evitare. Ho incontrato per caso al primario del Gemelli una donna meravigliosa di psicologia clinica e dice il problema non vorrei adesso che c'è proprio la lotta uomo contro donna, cioè l'uomo cattivo, la donna che subisce, perché non tutti gli uomini sono così. Ma no, dicevamo, Angela. Però bisogna mettere in discussione il maschile e questo lo devono quello fare. Quello è già in discussione. No, per noi lo siamo. Questo però deve venire anche dagli uomini. Ci sono stati, devo dire, esistono gruppi di autocoscienza maschile che da anni portano avanti questo percorso. Questa volta anche importanti opinionisti hanno scritto dei bellissimi pezzi, penso allo scrittore premio Strega Francesco Piccolo, il direttore della Huffington Post Mattia Feltri, oggi Aldo Cazzullo, cioè tanti anche opinionisti importanti che dicono questa cosa riguarda anche noi, siamo i primi a dover cambiare, che non significa criminalizzare il maschio. Bisogna mettere in discussione l'educazione che si dà ai bambini e alle bambine certo. Piccoli, in famiglia e soprattutto a scuola, dove bisogna insegnare a avere rispetto degli altri, che siano femmine o maschie. Rispetto molto, molto importante. Persone, rispetto questo delle persone. In assoluto, si parte grazie, da là. Per poter, grazie, no? Per il vostro lavoro, a te e a tutte le tue colleghe. Grazie, grazie. Angela, Beppe, noi ci vediamo quindi questa sera in...